anche nell'Amleto di Shakespeare ritroviamo quel senso di disorientamento e di spaesamento che è proprio dell'uomo del Seicento. Amleto, come Don Chisciotte, incarna una forma di eroismo tragico e moderno. Amleto è l'eroe che prende atto di una realtà sovvertita, che non riconosce più. Anche qui i confini di una realtà che si credeva certa e consolidata, quelli della famiglia, sono saltati. Lo zio Claudio ha ucciso il padre di Amleto, ne ha usurpato il trono e ha sposato la regina. Non solo, messo di fronte a questo sovvertimento del reale, Amleto decide di non seguire il modello tradizionale dell'eroe, classico. Oreste vendica la morte del padre Agamennone, uccidendo la madre, Clitemnestra, e l'amante Egisto, attenendosi al codice della vendetta. Amleto rifiuta questo modello, non brandisce il pugnale per uccidere l'usurpatore. Essere o non essere, il dilemma per eccellenza va interpretato come una crisi di identità. Amleto si chiede: essere o non essere? Essere significa vivere fino in fondo la vita, combattendo e ribellandosi alle ingiustizie, e per questo incorrere in ulteriori e più gravi sofferenze, reagire alla sorte avversa con la virtù, cioè con la propria forza, la forza delle armi e della vendetta, secondo il valore dell'eroismo tradizionale. Non essere, cioè sopravvivere come meglio si può, sopportando le frustate e gli insulti del tempo. Il non essere, cioè il non vivere, può essere anche la morte. Quale strada sceglie Amleto? Sceglie di non essere quello che da lui ci si aspetta. Egli non vendica la morte del padre, ma indaga le cause del delitto e cerca di smascherarne il colpevole, fingendosi pazzo. Sceglie pertanto di rinunciare alla propria identità consolidata e di assumere un'altra identità, un'identità non vera, quella del folle, consapevole che solo nella follia è possibile arrivare alla verità. In realtà questa strada si rivela ben poco efficace e il suo dilemma non ha soluzione.